Bentornati a Sonic X Shadow Generations. Siamo qui dove ci siamo interrotti l'ultima volta, anche se non proprio, perché comunque siamo di fronte alle sfide che avevamo già completato e quindi oggi cominciamo dalle sfide che dobbiamo ancora completare. Quindi partiamo subito con le sfide sempre a Rail Canyon, ma stavolta sono nel lato 2. Quanti ring? Scatto. Andiamo. In pratica, in questo livello dobbiamo prendere questi ring arancioni che ci daranno uno scatto in avanti. Ovviamente dobbiamo prenderne 45 prima di arrivare al traguardo e dobbiamo arrivare al traguardo prima di 1 minuto e 10 per avere la nostra S. Sto passando un po' di qua perché è più veloce e tanto comunque avremo lo stesso la nostra bella quantità di anelli da attraversare. Nel frattempo prendiamo anche qualche chiave. Qui passiamo oltre perché c'è l'ultima chiave. E ora possiamo completare tutto. Nessun problema. Ok, Forza, facciamolo. e abbiamo finito. Pensavo ce ne fossero di più, onestamente, di anelli, però comunque l'abbiamo fatto. E ora vediamo cosa ci offrono e soprattutto dove ce lo offrono. Dove va? Va in cima e resta lì? Sì, ok, perfetto. Non mi ricordavo. Dai. Bene, per andare in cima velocemente utilizziamo l'alieno Black Arm. Ed eccoci qua. Radical Train, bellissima. E ora non ci resta che tornare al punto di prima. Bene, ultima sfida. Sì, ho capito. Ultima sfida che è il mago del Chaos Control. Bellissimo questo livello, secondo me. Anche se non è esattamente semplicissimo. Però il segreto è utilizzare il Chaos Control il più possibile, ovviamente. Però non è solo la quantità di volte che lo si utilizza, ma anche la qualità. Cioè i momenti in cui si deve utilizzare. Anche perché il Chaos Control non solo rallenta il tempo per i nemici, eccetera, ma anche il tempo di tutto lo stage, quindi ci permette di arrivare più comodamente al rank S. Attenzione qua. No. E sezione finale. Voilà. Abbiamo fatto tutto. E completato tutta la zona. Con il completamento della zona si colora tutto. E ovviamente dobbiamo prendere l'ultima nota. Ah, questo va di lì, ok, me lo ricordo. Quindi prendiamo la chiave e adesso richiamiamo la nota. Come ho fatto a mancarla? Va bene. Bello questo bozzetto, questo sketch è fighissimo. Ok, qua possiamo aprire. Questi credo siano tutti artworks di Sonic X. Bulloncino per noi. E un altro bullone che non avevo visto. Ah, meno male che ho guardato dall'alto. Sto sicuramente dimenticando qualcosa, ma poi magari lo riprenderò in futuro. Qui cosa c'è? Ma sì, apriamo anche questo, va. Ok, va bene. Altro bullone.
qui forse ho dimenticato qualcosa. Eh sì, questa scatola. Infatti, mi sembrava. Ed eccoci con le sfide della Space Colony Arc. Quindi cominciamo con la sfida a un solo ring. Andiamo. Questa è molto rapida, onestamente, come sfida. Poteva essere un pochino più lunga, però non ci lamentiamo troppo. Anche perché è molto bella da giocare, nonostante la lunghezza non sia esattamente il punto forte della sfida. Chaos Control, prendiamoci le nostre chiavi. Rettilineo finale e ultima chiave. Olè! È finito. Vedete? Super rapido. Torniamo indietro. Questo dove va? Va sul ponte? No, va sulla rail. Vabbè, la richiamo, va. Almeno sono sicuro di prenderla. Eccola lì. Leg carrier, sempre bello. E facciamo la seconda sfida che abbiamo qui. Contatore di Artificial Chaos. Bello questo, me lo ricordo. E dico che sono belli perché effettivamente questi stage sono tutti divertenti, non sono troppo frustranti, ecco. Poi figurati, in un tempo andato sicuramente una sfida come questa con gli Artificial Chaos sarebbe stato odiato da me sicuramente. Anche perché, come vi ho sempre detto, i Chaos artificiali sono terribili in Sonic Adventure 2. Ed erano veramente quasi unfair, nel senso che si comportavano in una maniera super aggressiva. Mentre qui sono un po' dei mini fantocci, anche se attaccano comunque. Utilizziamo il Chaos Control di nuovo. E anche qui Chaos Control, perché ti facilita le cose. E abbiamo finito lo stage. 32, potevo fare un pochino meglio, ma l'S l'abbiamo presa, quindi possiamo tornare indietro. Ok, la nota adesso dove andrà? Vai sul ponte o vai sotto? Vai sotto, ok. Ma ti riesco a prendere subito, forse. Perfetto. Poi vedrò bene tutte queste immagini con calma un'altra volta. Ecco la nostra chiave. E passiamo alle ultime due sfide che ci sbloccheranno l'ultima chiave. Spacca tutto con il colpo Doom. Andiamo. Questo è un livello molto più platformico. Anche perché, come vi avevo detto, questo potere serve appunto per lanciarci in punti che non avremmo potuto esplorare in altro modo. Vieni qua. Qua prendiamo la strada in basso perché c'è una chiave. Giusto per rallentare il tempo. E siamo alla fine. Wow, ho mancato il ring. Non pensavo fosse possibile. Bene, con la nostra S ce ne torniamo indietro. E ci manca soltanto una sfida. Tu sei quella che va sul ponte, vero?
No, non sei tu. Bene. Allora, passiamo da lì. Almeno è più corto il percorso. E ci resta solamente l'ultima sfida. Mago del Chaos Control. E questa la possiamo fare tranquillamente. Che sono le sfide un po' più particolari, quelle del Chaos Control. E qui davvero si deve usare sempre. Perché altrimenti non si arriva in tempo, dato che dobbiamo arrivare alla fine in 25 secondi. Quindi usarlo sempre è l'unica tattica da utilizzare. Comunque sono riuscito a prendere lo stesso tutte le medaglie. Quindi è andata anche bene. Oh, giusto, giusto, 23 secondi. Che comunque non importa perché abbiamo preso S e abbiamo completato tutto, quindi va benissimo. Adesso prendiamo la chiave e poi anche la nota, che sicuramente andrà sul ponte perché è l'unica rimanente, quindi sono sicuro. Tra l'altro adesso abbiamo 4 chiavi e a noi ce ne servono soltanto 3, quindi ne abbiamo una in più, che sicuramente farà comodo. Flame Core, bella. Ma tutte le canzoni di Sonic 06 sono belle, se non bellissime. Comunque con questo possiamo dirigerci adesso verso il boss dell'area. Quindi facciamo una cosa veloce e andiamo dal nostro amico alieno che ci aspetta lì sempre bello tranquillo. E ci dirigiamo verso il portale boss. Eccoci. Siamo pronti. Ed è giunto finalmente il momento di affrontare il primo boss di Shadow Generations. Andiamo! Anima tormentata, porrò fine alle tue sofferenze. Rincontriamo di nuovo la... Oh. La Biolizard, che è uno dei boss finali di Sonic Adventure 2. In realtà è il boss finale, però nel senso... Sapete in che senso intendo. Mamma mia. Comunque... Volevano davvero farlo in Generations questo boss, anche perché in realtà era già presente nel Generations originale, nella versione 3DS però. Che comunque si giocava lo stesso in 3D, quindi era molto figo da vedere sullo schermo del 3DS. Però non c'era questa fase, questa seconda fase. Questa è nuova. Pensi che questi mi fermeranno? Non credo ci possa fermare, ma comunque bisogna stare lo stesso attenti. Non poteva che esplodere. E via con le bolle. Che tra l'altro, se non conoscete la storia di Sonic Adventure 2, la Biolizard è in realtà il progetto Shadow. Il progetto Shadow è cominciato con lei. Perché la Biolizard
è il prototipo della forma di vita definitiva. Non mi fa colpire di nuovo. Questo è il potere finale. Comunque col Chaos Control è molto più semplice. Vabbè. E tra l'altro a livello di storia la Biolizard dovrebbe avere gli stessi poteri di Shadow, quindi manipolazione del caos, quindi dell'energia caotica, una connessione con i Chaos Emerald, insomma, tutta roba che il nostro Shadow fa tranquillamente. Non resistere. Stai aggrappando. Ok, terza fase, questa terza fase è un pochino più tranquilla, tra virgolette. Anche Shadow sente una forma di rivalità contro questa lucertola gigante. E niente, poi decidono di diventare Dragon Ball e quindi si fa così. Oh, ecco qua. Prendi questo. Sei un folle. E diamo del colpo di grazia. E abbiamo finito. E mi dispiace un pochino, devo essere sincero. Non lo so, forse mi sono affezionato un po' troppo alla Biolizard in Sonic Adventure 2, così, a caso. Però abbiamo preso S e quindi possiamo continuare con la nostra storia. E abbiamo collezionato un altro ingranaggio Doom. Già distrutto una volta e ora lo farò di nuovo. Ci hai sconfitti, è vero, ma i Black Arms continuano a vivere e questa anomalia temporale ha accelerato i miei piani per far rinascere le mie armate e divorare il mondo. Avanti, fatti vedere. Facciamola finita qui e ora. Non sei ancora pronta. Noi non siamo ancora pronti. Quando raggiungerai la perfezione, allora arriverà la resa dei conti. Sì, sì, lo so come funzionano. Ovviamente non è questo il momento di affrontare Black Doom, ma non è neanche il momento di andare avanti e di vedere cosa ci offre questo nuovo mondo inesplorato. Perché faremo tutto nella prossima parte con le nuove aree, le nuove zone. Quindi ne vedremo delle belle. Vi ringrazio di essere stati con me con questo episodio. Spero vi sia piaciuto e spero vi abbia intrattenuto. E se è così mettete un like. Commentate, mi piace sapere la vostra opinione sugli stage, sui boss, sulle sfide, fino a questo punto, se vi stanno piacendo, o magari no, non lo so, voglio sapere il vostro parere. Comunque, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, e premete la campanellina per rimanere aggiornati con i miei video. Non è obbligatorio, però mi farebbe molto piacere, quindi spero di vedervi qui anche nel prossimo video. E dunque,
ho detto tutto, non mi resta altro da fare che salutare. Grazie ancora di essere qui con me e alla prossima, al prossimo video. Ciao ciao!